nord di molisani che si spostano per curarsi fuori regione, quanto emerso dalle schede di dimissione ospedaliera del Ministero della Salute. La commissione del MIUR ha selezionato 3 programmi per la scuola innovativa di Via Crispi a Campobasso. Il comune ha partecipato ad un bando. Per gli studenti della Ovidio di Campobasso, un incontro per trasmettere gli alti valori della legalità e della cultura per una società più giusta. Nuovi dirigenti del Campobasso Calcio si sono presentati in serata a stampa e tifosi. Per il presidente Marco De Lucia gli obiettivi restano immutati. Buonasera cari amici telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di TLT della sera. In apertura parliamo della sanità, perché secondo i dati emersi dalle schede di dimissione ospedaliera del Ministro della Salute, sono moltissimi i molisani che si spostano fuori regione per ricevere le cure mediche necessarie. L'esodo dei viaggiatori della sanità sembra spostarsi maggiormente da sud a nord. Il dato del Molise è maggiormente interessante perché registra un 26,6%, pari a 9.400 pazienti che decidono di non curarsi nel proprio territorio. I cittadini sono davvero poco motivati a restare in regione e per questo preferiscono spostarsi. E cambiamo adesso argomento perché i recenti dati diffusi in campo nazionale dallo Svimez invece confermano la ripresa economica e produttiva del Sud Italia. In Molise occorre recuperare soprattutto la competitività dei comparti industria e agricoltura. Ma sentiamo. Il Mezzogiorno d'Italia esce dal tunnel della recessione economica e torna a correre per una volta più delle realtà dell'opulento nord, ma il divario resta ancora alto. Se aumenta la quantità di lavoro non migliora però la qualità. Stipendi bassi, lavoro precario, contratti a tempo parziale, incremento degli infortuni, bassa competitività e il permanere delle difficoltà delle imprese ad accedere agli strumenti di politica industriale nazionale sono le maggiori critiche avanzate dai sindacati. Il Molise, come gran parte del Mezzogiorno, ha bisogno di una rete infrastrutturale adeguata e di riequilibrio occupazionale e sociale. I settori industria e agricoltura ancora registrano un segno meno rispetto alla ripresa. Si arresta invece il fenomeno migratorio verso il resto del paese e all'estero. Occorre un piano che veda la stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione. Occorre poi che il Molise riagganci la ripresa della politica nazionale dell'industria. Sarà importante, come affermano dalla UIL, puntare sulla zona economica speciale di Termoli, che ha come obiettivi l'attrazione di investimenti diretti all'aumento della competitività delle aziende e l'incremento delle esportazioni. L'agevolazione dei progetti di investimento regionali, nazionali ed anche esteri possono consolidare la ripartenza dell'industria molisana. Rimaniamo sempre in tema Svimez perché proprio in merito ai recenti dati emersi è stato Michele Iorio che ha ribadito come sia paradossale voler gioire di qualche piccolo segnale positivo emerso. Il resto del rapporto, afferma ancora Iorio, segna una situazione disastrosa dovuta alla mancanza di forza e impegno profusi in ogni direzione dal governo regionale attuale. E parliamo adesso della questione rifiuti. Infatti l'impresa SEA ribadisce che al centro dello storico la raccolta differenziata è in realtà dal mese di gennaio nelle contrade, invece è iniziata da poco la consegna dei mastelli alle famiglie. Per la raccolta differenziata c'è bisogno di coesione e diffusione di una cultura positiva, fanno sapere i vertici della società, anziché gettare discredito su chi sta facendo sforzi organizzativi per portare in tutto il capoluogo il servizio di raccolta quotidiana dei rifiuti.
e con il 28% appena il Molise è stato regolato lo scorso anno, penultimo posto della graduatoria nazionale in tema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo la ricerca dell'Istituto ISPRA. Su base provinciale è meglio Isernia con una percentuale attorno al 28,3%, a Campobasso invece il 27,8%. La regione più virtuosa è il Veneto, che supera il 70% invece di raccolta rifiuti. La peggiore è la Sicilia con appena il 15%. E continua l'intensa attività da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Campobasso nel disegno della prevenzione e repressione dei reati inerenti agli stupefacenti. Altro importante riscontro raggiunto dai militari del reparto operativo nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso, i quali, nell'ambito dell'intensificazione dei servizi sul territorio finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati che riguardano gli stupefacenti, hanno tratto in arresto un 25enne del posto e deferito in stato di libertà uno straniero 24enne residente in città. I fatti, i carabinieri, mentre erano impegnati nei servizi predisposti nei pressi delle scuole e delle strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti, si sono insospettiti per la presenza di un giovane campobassano conosciuto per i suoi precedenti. A tal riguardo operavano il debito controllo che ha portato al rinvenimento di 43 grammi di eroina ed un bilancino di precisione. Subito il giovane veniva tratto in arresto e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa della convalida, che è stata perfezionata dal giudice del Tribunale di Campobasso, sottoponendo il 25enne alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel capoluogo di regione. Intanto i carabinieri hanno proceduto al deferimento del 24enne straniero, che nel corso di una perquisizione personale veniva trovato anch'egli in possesso di 11 grammi di eroina e il consueto bilancino di precisione di accompagnamento. Risanamento strutturale di ponti e viadotti sulle strade statali e sulle autostrade all'interno del territorio nazionale. L'ANAS investe più di 100 milioni di euro. L'azienda nazionale ha pubblicato i bandi di gara degli appalti. Per l'area adriatica, Molise, Abruzzo e Puglia sono previsti interventi di manutenzione straordinaria pari ad un importo di 11 milioni di euro. Il Comune di Campobasso ha partecipato al bando Scuole Innovative ed il MIUR ha selezionato tre progetti per l'istituto di Via Crispi. Scuole che sappiano conciliare le nuove tecniche architettoniche con quelle della pedagogia e che puntino sui migliori metodi di apprendimento e di sperimentazione. In questa direzione è orientata anche la città di Campobasso. A ribadirlo l'assessore lavori pubblici del capoluogo molisano Pietro Maio, dopo le ultime notizie giunte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La commissione del MIUR ha infatti selezionato tre progetti per la scuola innovativa di Via Crispi a Campobasso, tutti partecipanti al bando Scuole Innovative, per il quale il Ministero aveva già determinato l'importo di oltre 3 milioni di euro per la realizzazione del plesso Scarano. Nella circostanza va ricordato che Campobasso rientra tra le 51 aree della penisola individuate da ciascuna regione in merito alla procedura che vede conciliare tecniche architettoniche con quelle pedagogiche. Una svolta importante e decisiva, ha aggiunto Maio, si potrà ora indirizzare la realizzazione di strutture all'avanguardia con spazi didattici innovativi, ad alta prestazione energetica e con aree verdi fruibili. Scuole dunque che agevolano l'apprendimento e che si aprono all'esterno. Come precisato infine dall'assessore, l'INAIL acquisterà le aree oggetto degli interventi e realizzerà scuole, mentre il MIUR pagherà i canoni di locazione per 30 anni con fondi messi a disposizione dalla legge sulla buona scuola del governo Renzi. E ci spostiamo alle notizie della politica perché le elezioni regionali del 2018 è indispensabile la continuità. A ribadirlo è stato il consigliere regionale di centrosinistra Filippo Monaco, che da 2 giorni dall'ultima seduta rinnova la sua vicinanza al governatore Paolo Di Laura Frattura. L'appello dell'inquilino di Palazzo Daimmo è all'impegno politico. Frattura va riconfermato per portare il compimento del lavoro programmato.
Il progetto Martina, parliamo ai giovani dei tumori, arriva ad una platea di studenti del liceo scientifico Romita di Campobasso, un'iniziativa di valenza nazionale, qui proposta dal locale Lions Club e la Federazione Potito. Il liceo scientifico Romita di Campobasso ha ospitato per una importante iniziativa informativa di valenza nazionale, rivolta ai suoi allievi, un incontro con i sostenitori del progetto Martina, patrocinato dal Senato della Repubblica, dai Ministeri della Salute e dell'Istruzione, dalla Lega Italiana Lotta contro i Tumori, dalla Fondazione Umberto Veronesi ed Europa Donna. Qui a Campobasso è stato sostenuto dalla locale delegazione del Lion Club e dalla Fondazione Potito, i cui responsabili si sono mobilitati per sollecitare, attraverso un'attenta e giusta informazione, l'attenzione dei giovani che possono entrare così, con una conoscenza in più, nelle criticità di alcune condizioni sanitarie che ormai fanno parte della storia di tutti. Sono delle lezioni contro il silenzio. Parliamo ai giovani di tumori. È un progetto che noi portiamo avanti da diversi anni nelle scuole del Molise, però è un progetto che è stato anche quest'anno premiato a livello nazionale ed è molto importante proprio per la prevenzione e far capire anche alle giovani generazioni purtroppo che queste problematiche bisogna iniziarci a pensare così presto, purtroppo sì. Quello che noi, appunto, sono diversi anni che andiamo nelle scuole insieme ad un bel team di specialisti nel settore a parlare appunto di prevenzione e oggi in particolar modo qui al Romita abbiamo la dottoressa Roccu, ginecologa, che parlerà appunto dell'importanza dei vaccini, del papillomavirus, di tutte queste malattie trasmissibili. Però quello che posso dire, l'esperienza che abbiamo avuto, vediamo una platea di giovani generazioni così attente. Nuova polemica invece sul cambio di denominazione della SEA, che dovrebbe chiamarsi SIAMO, una modifica costosa e inutile secondo i sindacati e i lavoratori, che rientra in una riorganizzazione più generale e disattesa secondo Palazzo San Giorgio. Non la pensano però così i vertici della stessa azienda SEA. La giunta a Palazzo San Giorgio di Campobasso invece quintuplica le tariffe IMU per le aree periferiche della città, nella cosiddetta zona Lucarino. Si passa da un valore minimo di 8 euro al metro quadro fino ad un valore massimo di ben 38 euro. Dai banchi della minoranza consiliare Democrazia Popolare ribadisce che da oggi nella città del capoluogo sono assenti i piani attuativi e gli interventi urbanizzazione primaria nelle zone interessate. Per cui non si giustifica una scelta così elevata in termini di tributi IMU a carico dei cittadini. Il consigliere Francesco Pilone chiede il ritiro della delibera numero 175. E come comunicato dall'assessorato regionale all'agricoltura, ci sarà tempo fino al 10 gennaio del 2018 per partecipare al secondo step del bando Pacchetto Giovani, riservato proprio ai giovani agricoltori e strutturato secondo una logica di progettazione integrata che prevede l'attivazione contestuale di due misure del PSR Molise 2014-2020, la 4.1 e la 6.1. Trasmettere ai giovani gli alti valori della legalità e della cultura per favorire una società più giusta. Questi sono stati i temi centrali del convegno sull'Italia e i veleni, inerente al percorso formativo per gli studenti della Francesco Dovidio di Campobasso. Bisogna trasmettere ai giovani la cultura della legalità e l'alto senso di rispetto per le regole. Valori che nel corso del tempo sembrano essersi smarriti tra i meandri degli interessi personali, tra i nodi creati dalla corruzione e la deriva perfino di una politica che non mostra attenzione per il bene comune.
Tutto questo diventa il centro degli interventi formativi che da tempo la scuola Francesco D'Ovidio di Campobasso, con l'apporto dell'assessorato alla cultura del comune, propone ai suoi studenti. L'ultimo appuntamento formativo, il convegno sull'Italia e i veleni, senza dimenticare il Molise, che tra i diversi interventi ha visto la partecipazione di Don Aniello Mancaniello, fondatore dell'Associazione per la Legalità Ultimi. Don Aniello, allora, una presenza importante a Campobasso in una scuola per ribadire il senso della legalità. Ecco, i nostri giovani devono crescere con questo elemento dentro di loro. Sì, sì, sposo in pieno il contenuto della sua domanda, ma anche sicuramente l'afflato, no? Anche il desiderio, la passione. Che percepisco anche nella domanda. Certo, bisogna partire dalla cultura. I mali del nostro sud, e io ho fatto l'esperienza di parroco per 16 anni a Scampia e continuo a operare in quel territorio. Ecco, uno dei mali principali è la sottocultura. La cultura la sottocultura che favorisce il diffondersi della criminalità organizzata, che favorisce anche la voglia, no? Ma anche quella ricaduta dei ragazzi sulle scelte che non richiedono sacrificio, le scelte fascinose, il guadagno facile, il guadagno a buon mercato, no? che la Camorra propone. Quindi ecco, la cultura è fondamentale per aiutare i ragazzi ad aprire gli occhi, a saper guardare la realtà, a cogliere ciò che può essere positivo per la loro vita e ciò che può danneggiarla. Comitato delle Regioni, primo impegno ufficiale a Bruxelles per il neo presidente del gruppo interregionale Adriatico-Ionico Paolo Di Laura Frattura. Il presidente Frattura ha presenziato all'accordo di collaborazione su alcuni progetti pilota utili a implementare la strategia macro-regionale. Partirà a febbraio il primo soccorso a scuola, il progetto sanitario che verrà impegnate 13 province italiane, tra questa anche Campobasso. Sensibilizzare il più possibile i giovani verso la cura tempestiva delle situazioni di pericolo e insegnare a riconoscere i metodi e le cure per il primo soccorso. E questo l'ambizioso progetto avviato in 13 province italiane dal titolo Primo Soccorso a Scuola, realizzato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero della Salute in collaborazione con il SIS 118. Anche Campobasso, insieme alle altre province, dunque partirà con le lezioni di primo soccorso in materia a scuola, da come riconoscere un oggetto pericoloso in classe a saper fare un massaggio cardiaco, dal numero di telefono da chiamare in caso di emergenza all'uso di defibrillatore. Queste saranno le principali tematiche da trattare. A tal proposito, gli operatori del 118, delle società scientifiche e del volontariato realizzeranno i percorsi formativi nelle scuole insieme agli insegnanti e dirigenti scolastici, che potranno trovare tutte le informazioni utili e materiali didattici. Il progetto, si ricorda, che verrà allargato a tutte le istituzioni scolastiche italiane a partire dall'anno scolastico 2018-2019. Finita la sperimentazione, una cabina di regia al Ministero dell'Istruzione in ultimo raccoglierà i risultati e studierà i corsi da estendere a tutte le scuole d'Italia per il prossimo anno. Ci spostiamo ora sulla costa, dove proseguono a Termoli i lavori di qualificazione del Corso Umberto e Corso Nazionale. Si sta procedendo con la realizzazione dell'attraversamento sprellato dell'intersezione tra le due strade. La conclusione dei lavori è prevista per la giornata di dopodomani. In altre aree della città invece si stanno compiendo lavori di sistemazione e riqualificazione di tombini marciapiedi, come nel caso di via Madonna delle Grazie, via Inghilterra e via Molise. Domani invece, 10 novembre, il servizio scuola bus comunale di Larino sarà sospeso solamente per il pomeriggio. Regolari le corse del mattino e quelle delle 13:30, mentre non sarà effettuata quella delle ore 16:20.
Agroalimentare, artigianato, folklore e spettacoli sono questi gli elementi essenziali che caratterizzano l'annuale edizione dell'antica fiera di San Leonardo a Colli al Volturno. Si partirà nel pomeriggio di venerdì con l'apertura degli stand nell'area espositiva. La chiusura degli eventi invece è prevista per domenica 12. Passiamo adesso alle notizie del meteo. Condizioni climatiche in lento peggioramento oggi su tutto il Molise, cielo coperto e piogge diffuse sul territorio delle due province. Le temperature sono comprese tra gli 8 gradi di Campobasso e una massima di 17 a Termoli, ventilazione meridionale e mosso il medio Adriatico. Sulla regione domattina il cielo si presenterà parzialmente soleggiato, valori climatici stazionari, venti variabili. Apriamo la nostra pagina sportiva perché parliamo proprio della fiducia nella squadra e nei nuovi dirigenti che da alcuni giorni sono subentrati nella società del Campobasso Calcio. Per la guida tecnica il patron Marco De Lucia ha scelto Giovanni Masecchia, conferenza stampa in serata allo stadio di Selvapiana, ma vediamo nel dettaglio. Passionale e ancora più battagliero in conferenza stampa Marco De Lucia, presidente del Campobasso, dopo le ultime vicende societarie che hanno portato alle dimissioni di Turi, Pavarese e all'allontanamento del tecnico Antonio Foglia Manzillo. La squadra è unita e con l'ingresso di nuovi dirigenti la società è bellicosa, ancor più convinta di raggiungere obiettivi di vertice. Diciamo che ci sono state una serie di situazioni, incomprensioni, che te non ti fanno sta bene. Quando non ti fanno sta bene non conviene andare avanti, no? Se poi dobbiamo arrabbiarci anche per vedere la partita e stare un po' tranquilli, preferisco che ognuno segua la sua strada. Siccome io ci credo ancora, andremo avanti. Con mio fratello abbiamo parlato chiaramente, abbiamo anche Danilo con noi in società. Per il Campobasso noi speriamo solo di fare delle cose buone, basta. Per noi l'obiettivo è sempre lo stesso, non cambia nulla. Mi è dispiaciuto molto per il mister Foglia Manzillo, a cui lancio un grande grazie per dove ha portato la squadra finora, ed è l'unica persona che ringrazio veramente. Per il resto spero adesso un nuovo allenatore, con l'apertura del mercato, se dovessimo interverremo sicuramente sul mercato, porteremo la squadra ancora più in alto. Lei deve pensare che le difficoltà dall'inizio dell'anno io ne ho avute tantissime insieme a mio fratello, perché trovare una squadra con tanti debiti e pagare due campionati in uno non è una cosa semplice, fa arrabbiare. Sapevamo di tanti debiti, qualcosa è uscito dopo. La cosa brutta è che chi doveva aiutarci non ci ha aiutato e ci siamo ritrovati soli. Però noi non ci siamo arresi. Da che non si poteva più giocare, siamo terzi, quarti in classifica, a 6 punti, e potevamo stare anche secondo me un po' più in alto. Adesso vediamo quello che succede e all'apertura del mercato faremo delle conclusioni. Io voglio che i miei ragazzi, i calciatori, adesso dimostrino di valere quello che valgono, di valere la maglia del Campobasso e di rimanere tutti quanti con noi, perché io non voglio buttare fuori nessuno. Certamente ti avverremo, però se c'è bisogno. Poi ognuno capisce il messaggio che voglio dire. Dopo la rotonda vittoria di Coppa contro il Vulcania, il Vasto Girardi si rituffa nel campionato. Domenica allo stadio Lancellotta di Isernia, l'11 Master Grossi affronterà la capolista del girone di eccellenza. Il Vasto Girardi andrà a giocarsi la partita contro l'Isernia senza timori preferenziale per vincere la partita. Il messaggio del direttore sportivo Antonio Crudele. L'Isernia invece mantiene salda la vetta del torneo di eccellenza a punteggio pieno. Domenica scontro diretto tra la capolista e il Vasto Girardi. Dopo la difficile vittoria al Colalillo di Boiano, grazie alla marcatura griffata dal solito Iaboni, l'Isernia si prepara alla gara interna di domenica contro il temibile Vasto Girardi.
È una settimana piena di lavoro, che possiamo preparare al meglio una gara, ma lo faremo come abbiamo sempre fatto, senza stravolgere la nostra metodologia. È una partita da 3 punti, con la certezza che domenica sera, comunque vada la gara, resteremo primi. La cosa più importante, riportare entusiasmo, riportare i tifosi allo stadio, riportarli in trasferta. È il nostro primo obiettivo, con loro possiamo veramente arrivare lontano. Boiano ci ha fatto soffrire, sapevamo di una partita molto difficile, su un campo per me in pessime condizioni. Giocare su questo campo è veramente difficile. Mi auguro di vedere lo stesso Boiano su questo campo così, da ora fino alla fine, contro tutte le squadre d'eccellenza. I biancorossi di casa hanno messo in campo ardore e orgoglio contro la capolista del girone di eccellenza, pagando alla fine le espulsioni e, a parere del tecnico Carmelo Gioffre, alcune decisioni della terna arbitrale. La squadra non ha nulla da rimproverare, perché ha lottato, ha dimostrato di potersela giocare con chiunque, perché la differenza tra la prima della classe e una squadra che si deve salvare non l'ho notata proprio, almeno dei valori in campo, ecco quella. Mo dobbiamo pensare al futuro e cercare di preparare questo scontro diretto al meglio con il materiale che abbiamo. Secondo me la terna a un certo punto si è voluta alzare al protagonista, che l'espulsione, non so quella su Sabatino perché non mi sono reso conto, però sull'espulsione di Tartaglia è molto dubbia, perché non ho visto nessun fallo. E poi sull'azione del gol, dalla panchina ho avuto l'impressione pure di un mezzo fuorigioco. Il dottor Gianfranco Piano è invece stato riconfermato alla guida del settore giovanile della Federcalcio regionale. Riconfermati anche i collaboratori Gianfranco Mastro Giacomo per l'attività di base, Teresita Falco per l'attività scolastica, Roberto Barrera per l'attività femminile e Massimiliano Matticoli per l'attività di calcio a 5. E festa di apertura invece nel pomeriggio di oggi nella palestra del Frentenum di Ferrazzano, in occasione del progetto Centri di avviamento allo sport promosso dal CONI in provincia di Campobasso. Sono interessate 5 società sportive. L'azione educativa della proposta ludica mira a coinvolgere giovani di età compresa fra i 5 e i 10 anni. Con questo è veramente tutto, l'informazione termina qui, come al solito vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento sempre in nostra compagnia. Arrivederci.